Allora a questo punto, compagni e compagni, noi stiamo per dare la parola al compagno Sergio Gravini, ma io prima di dargli la parola devo dare un annuncio pubblico di grande rilievo. Nel corso della nottata le delegate e i delegati hanno proceduto al voto degli articoli dello Statuto. L'articolo 1 dice: Rifondazione Comunista è il nuovo partito comunista. Il partito della Rifondazione Comunista assume come simbolo la bandiera rossa con la falce, il martello, la stella, il nastro tricolore e la scritta Partito Comunista. Con il voto di questo articolo è costituito il Partito della Rifondazione Comunista. Compagni, prego i compagni di prendere posto per l'intervento conclusivo. Ha ora la parola il compagno Sergio Gravini. Compagni e compagni, abbiamo letto la peccata. Compagne e compagni, compagne e compagni, permettetemi anzitutto di rivolgere a nome vostro il nostro grazie ai compagni e le compagne che hanno organizzato questo nostro congresso, ai compagni della vigilanza, del servizio d'ordine. Tutte queste compagne e questi compagni hanno preso le ferie per preparare il congresso, hanno sacrificato una parte della vita di lavoro, come tutti voi del resto, e so anche questo una dimostrazione di chi siamo noi, il nuovo Partito Comunista. Credo che possiamo dire di aver avuto un bel dibattito, un dibattito franco, sincero. Vi hanno partecipato compagni che hanno vissuto decenni della loro vita nel Partito Comunista, nelle formazioni della sinistra, ma anche li avete visti, li avete sentiti, molti giovani, donne, operai, intellettuali.
Ci siamo presentati, insomma, in questo dibattito per quello che siamo già. Vorrebbero rappresentarci come una setta di nostalgici, ma non è così. Siamo già un partito. È un partito nel quale, in un modo o nell'altro, magari in modo distorto, l'ha colto tutta la stampa, l'informazione nazionale, c'è prima di tutto una grande spinta ideale. E meno male, compagni e compagni, in un'epoca come questa, di abbassamento dei valori, di scetticismi, di pessimismi, di volgari materialismi, il fatto che si costituisca un partito che cresce in pochi mesi di decine e decine di migliaia di donne e di uomini, che prima di tutto si presenti con questa spinta ideale, è un fatto enormemente importante. E questa spinta si concretizza anzitutto in un dato. Noi non accettiamo che la crisi del socialismo reale possa essere considerata come la fine del comunismo, degli ideali comunisti. E badate che questo fatto è un fatto di grande importanza politica e culturale, perché non è vero che le grandi culture rivoluzionarie e riformatrici non possano essere cancellate. È anche avvenuto che siano cancellate. Perché non siano cancellate, perché restino vive, ci vuole un impegno, una raccolta di forze, una capacità di andare controcorrente. Se quando ci fu la pace di Vienna nel 1815 i rivoluzionari di allora si fossero arresi, poi non ci sarebbe stato il 48, le grandi rivoluzioni nazionali in Europa. Esse nacquero anche dalla capacità di questi nuclei di non arrendersi, di non cedere. E oggi, in una certa misura, siamo nuovamente a un passaggio di questo tipo. Non cedere, non arrendersi. Ma detto questo, noi non abbiamo voluto ripresentare i nostri ideali, come dire, acriticamente, in modo schematico. Tutto al contrario. Qui abbiamo discusso e abbiamo persino, a cominciare dalla mia relazione, con molta onestà riconosciuto i nostri limiti. Abbiamo detto apertamente: non abbiamo ancora una teoria compiuta, ma da questo fatto non abbiamo ricavato un messaggio, un imperativo di passività. Al contrario, ci siamo detti: anche se non abbiamo ancora una teoria compiuta, intanto c'è un imperativo politico di presenza e di iniziativa comunista a cui dobbiamo corrispondere, non solo. Ma qui inoltre, compagni e compagni, noi abbiamo anche aperto un dibattito. Ed è una discussione che noi porteremo avanti al di là dei nostri impegni immediati. Un dibattito sul perché il comunismo oggi. Noi non ci presentiamo a questa discussione con delle tesi compiute, ma chiediamo un confronto, non la semplice negazione del problema. Chiediamo un impegno culturale e intellettuale in questa direzione. Abbiamo letto con interesse gli appunti della compagna Rossanda per il manifesto. Vorremmo che tanti di questi contributi venissero dalla sinistra in Italia, e non in Italia soltanto, nell'impegno che noi qui assumiamo di partire dal punto in cui siamo per aprire una dialettica forte, una grande discussione, una ricerca accanita, piena di curiosità e di spregiudicatezza sulle ragioni del comunismo oggi. E dentro questa dialettica vi è il modo come tradurre la nostra idealità, le grandi ragioni concettuali del comunismo, in una vera piattaforma politica.
come scavalcare le fraseologie, le dichiarazioni di principio, per tradurre le grandi idealità in una capacità di iniziativa politica, in una piattaforma politica. E badate, compagni, che questo è un grande problema che ha attraversato tutta la storia dei comunisti italiani. Se c'è un punto distintivo della storia dei comunisti italiani è che l'attenzione estrema che è sempre stata posta, a partire dall'Ordine Nuovo, da Gramsci nel 1919-20, ad evitare la fraseologia, il massimalismo, a tradurre le idee in atti, in fatti che incidessero nella situazione politica e sociale, che coincidessero con i bisogni, con le aspirazioni della gente, che diventassero fatti materiali, concrete iniziative di movimento o di lotta. Pensate, diventassero fatti materiali, concrete iniziative di movimento o di lotta. Pensate, i consigli all'epoca dei consigli, ma come sono nati i consigli in Italia per iniziativa dell'Ordine Nuovo, se non come consigli di fabbrica in quella straordinaria esperienza del 1919-20 di una auto-organizzazione della classe operaia fino al punto della autogestione delle aziende, l'occupazione delle fabbriche? I consigli non nacquero come una astrattezza intellettuale, nacquero con la materialità di un'esperienza della classe operaia, e non degli operai soltanto, ma degli operai, dei tecnici. E poi pensate al congresso di Lione del Partito Comunista, in un momento in cui sembrava che tutto dovesse essere ridotto ad una visione accorciata, per così dire, della lotta politica come scontro fra due classi. La complessità del discorso introdotto dal compagno Antonio Gramsci sulla necessità di vedere il processo rivoluzionario come un processo nel quale ci sia un blocco di forze sociali e politiche. E poi pensate, Gramsci in carcere, con pochi comunisti sparsi per l'Italia, perseguitati dai fascisti, la maggioranza dei compagni in galera, che avrebbe potuto fare un discorso consolatorio col dire: è vero, siamo pochi, dispersi, ma siamo noi che interpretiamo il popolo contro il fascismo, che fa il discorso sulla rivoluzione passiva, che chiama i pochi compagni a riflettere, a dirgli: fate attenzione che in questo momento il popolo non è con noi, è dall'altra parte, che ce lo dobbiamo riconquistare con un'analisi attenta della situazione reale, sociale, politica in cui intervenire. E poi pensate, quando finalmente si aprono le porte della guerra di liberazione, quando nel 1943 viene Togliatti in Italia, il discorso sul partito qual è? Non è il discorso astratto dell'alzare una bandiera rivoluzionaria, è il discorso reale di una forza rivoluzionaria che deve diventare materialità di un grande partito di massa, capace di interpretare ovunque i bisogni della società. Il discorso di chi dice, e ci voleva anche del coraggio politico allora a dirlo ai partigiani come noi, che siamo scesi col fucile sulle spalle nelle città: attenzione che il terreno della nostra lotta è quello della democrazia, della mobilitazione di massa, che è la forza della convinzione che deve valere. Cari compagni, ma questa grande lezione della storia la dobbiamo rivivere. Dobbiamo saperlo che non servono le frasi rosse, come si diceva una volta, le frasi scarlatte, che non servono le dichiarazioni roboanti. Serve la capacità di tradurre queste idee che ci appassionano. Serve la capacità di tradurre queste idee che ci appassionano in fatti, in iniziative, in battaglie. Io ricordo una splendida figura di quadro operaio a Torino, un compagno della Fiat, che morì abbastanza giovane e dovendo fare un discorso, un caldo agosto in una città deserta, nel cortile della Camera del Lavoro, sulla bara di questo compagno, mi venne in mente una caratteristica di questo straordinario quadro, capace di mobilitare nella sua fabbrica le forze anche quando eravamo più in difficoltà, che io non mi ricordavo che questo compagno avesse fatto un discorso che avesse suscitato un applauso in un'assemblea.
perché la sua cura straordinaria di quadro operaio era quello di parlare delle cose reali, di parlare alla ragione prima che ai sentimenti. E badate che c'è qualcosa di quella grande lezione dell'esperienza politica della classe operaia che noi dobbiamo ripercorrere. Oggi fare un nuovo partito comunista, che cosa vuol dire? Tradurre idee in iniziativa politica, tradurre idee in rapporto con la gente, tradurre idee in capacità di lotta, di battaglia, questo significa fare il partito. Fare un'organizzazione radicata nella società, che cammina da questo punto di vista con la società. E dicendo questo, poi, per carità, con questa realtà del partito, noi vogliamo rispondere agli interrogativi che la situazione ci propone. Il compagno D'Alema mi ha rimproverato perché ho dedicato poco spazio nella relazione alle questioni del socialismo reale e della sua crisi. Effettivamente mi sono preoccupato nella relazione di dedicare spazio decisivo alla nostra piattaforma politica, ma parliamo di questa questione della crisi del socialismo reale, perché noi abbiamo detto la nostra a questo proposito. Abbiamo fatto un documento, Vive il comunismo, che ha circolato per tutto il paese. E diciamo la nostra in un termine che è importante politicamente. Prima di tutto, l'ho già detto e lo ripeto, noi non ricaviamo dalla crisi del socialismo reale la conclusione che essa coincide col fallimento del comunismo. Riteniamo questo fatto un errore, non solo, ma noi chiediamo un approfondimento della critica e dell'analisi delle ragioni della crisi del socialismo reale. Un approfondimento perché vada più avanti, prima di tutto, l'analisi che noi stessi abbiamo iniziato e compiuto sul fatto che lì il partito, una volta conquistato il potere, è diventato Stato, e che il sistema partito-Stato sono diventati autoritarismo e burocratismo fino alla tragedia. E il fatto allora che quella strada della piena identificazione del partito con l'istituzione, con lo Stato, è una strada segnata da quella sconfitta storica. E poi anche il fatto che probabilmente, e c'è stato chi ci ha avvertito a questo proposito nel passato, badate, in quell'intervista di Lucas che ho citato per un altro passo, questo compagno 26 anni fa diceva: attenzione, un limite grande dell'Unione Sovietica è che una vera e propria teoria dell'accumulazione socialista non è stata formulata. Voleva indicare con questo un limite, un'incertezza, una difficoltà enorme di realizzare una teoria e pratica di un'economia alternativa a quella socialista, non soltanto con il passaggio della proprietà nelle mani dello Stato. Andiamo avanti in questa analisi e in questa ricerca, ma andiamo avanti con una critica da sinistra a quella crisi, che apra per noi in generale una prospettiva diversa da quella che oggi c'è in quei paesi. Ecco il punto che deve essere fortemente sottolineato. Perché si è salutato il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, come se fosse soltanto una liberazione democratica. Ma la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica, è stato quello che si è detto che fosse, soltanto un elemento di liberazione di democrazia. Anche questo certamente, ma perché adesso, nel varco della caduta di quel muro, del crollo di quei regimi, passa una vera e propria rovina economica e sociale, un dramma che ci è testimoniato da un crollo economico lì autentico. Come mai? Avanzano spinte nazionalistiche, assistiamo
a un affresco storico grandioso di eventi in quei paesi, ma che hanno anche il senso della tragedia. Ed è forse possibile allora un'analisi, un giudizio semplificato di questi fatti, semplicemente in chiave dell'affermazione là della libertà e della democrazia, o c'è bisogno di andare più a fondo? Ed è legittimo pensare che la chiave di volta per risolvere quei problemi siano le formule del capitalismo selvaggio, oppure quelle formule sono una ragione anche della crisi attuale in cui si attraversano queste economie? Ecco allora il punto, cari compagni del Partito Democratico della Sinistra. Non stiamo a gingillarci sul fatto che noi saremmo quelli che sono incapaci di fare una critica sulla crisi del socialismo reale. Andiamoci dentro insieme, se volete, in questa critica, in questa analisi. Facciamolo insieme, se volete, ma facciamola su dati reali, non strumentalmente, non strumentalmente, non a scopi immediatamente politici, ma soprattutto, e qui è il punto, cari compagni del PDS che resta scottante, voi da quella crisi e dalla vostra dichiarazione che quella crisi significa il fallimento del comunismo, che cosa avete, che lezione avete tratto? Avete pensato che nei nostri paesi capitalistici democrazia ed espansione economica fossero garantiti ed automatici, che bastasse mettersi dentro il processo capitalistico per affrontare le grandi contraddizioni della società? E invece non si è realizzato quello che voi avete ipotizzato. Provate a rileggere i discorsi del congresso di Rimini. Sono passati soltanto 10 mesi, 11 mesi, compagni e compagne. Sembrano lontani anni luce rispetto alla situazione di oggi. C'è dipinto un quadro ottimistico della situazione sociale e politica che non ha avuto nessun riscontro nella realtà. E noi badate che questo diciamo. Questo diciamo, compagni e compagni, non con volontà aggressiva nei confronti dei compagni del PDS, ma con preoccupazione, perché è evidente che il fatto che la più grande forza della sinistra abbia così completamente sbagliato l'analisi, il giudizio sulla situazione e lì collocato la sua iniziativa, la sua evoluzione, ha un peso grandissimo anche su di noi che ne siamo fuori, che ne siamo voluti, che non abbiamo voluto stare in quel gorgo. È chiaro quindi che c'è un elemento di preoccupazione con cui guardiamo alla situazione e alla contraddizione fra la situazione e le previsioni su cui è nato il Partito Democratico della Sinistra. E poi siamo stati invitati a fare un'analisi dei partiti. Molti compagni di qui hanno risposto già che insomma, semmai, è ora che le forze della sinistra, e questo certamente è il nostro imperativo, non limitino il confine della loro analisi politica in queste chiacchiere sui rapporti fra i partiti. Ma a parte questo, c'è qualcosa di più, badate, perché noi invece abbiamo indicato un punto, ed è un punto su cui va richiamata di nuovo fortemente l'attenzione. Ed il punto è preciso, è che il vuoto di opposizione, l'arretramento negli ultimi anni Ottanta della sinistra, della battaglia sociale, politica, democratica della sinistra, non ha affatto aiutato una evoluzione degli stessi partiti di governo, ma tutto all'opposto. È quasi sembrato che mancandogli quella sponda, quel riferimento di una forte opposizione, sia avvenuto una parallela involuzione dei partiti di governo. Con una democrazia cristiana, come dire, che sembra adesso orfana di anticomunismo, perché non riesce più a mettere insieme, non avendo l'antagonista con cui confrontarsi, un discorso che abbia una mordente reale, che riesca ad avere un elemento davvero costruttivo rispetto alla società e alla politica italiana. E ci troviamo di fronte a un partito socialista
che ha perduto anche l'elemento più significativo, più vitale, quello che probabilmente gli ha garantito maggior successo negli anni passati, che è la sua capacità di mettersi in antitesi alla Democrazia Cristiana. Ed è in forza di queste considerazioni e della difficoltà della stessa maggioranza di governo a far fronte all'attacco che viene dal vertice dello Stato, Cossiga, dalle leghe, da questo crescere di un qualunquismo, di una protesta sociale canalizzata per delle vie reazionarie, che noi siamo davanti ad uno smarrimento della stessa maggioranza governativa, siamo di fronte ad una vera e propria crisi di regime. E allora come rispondere? Questo è il punto che è stato un elemento centrale del nostro congresso. Come rispondere a questa crisi di regime? Si può rispondere con delle manovre di cabotaggio politico? Un mese vado d'accordo con Craxi e lo incontro in albergo e attenuo la polemica con Cossiga. Il mese successivo inasprisco la polemica con Craxi e propongo l'incriminazione di Cossiga. Si può rispondere a questa crisi con la politica del giorno per giorno, con la politica dell'immagine, avere una proposta da fare tutte le settimane per... una proposta da fare tutte le settimane per apparire sulle prime pagine del giornale e al video della televisione. Ma anche qui, badate, questa critica noi la facciamo con una preoccupazione, perché quando poi ci siamo trovati con i compagni del PDS, ci siamo trovati fianco a fianco nell'attacco a Cossiga, quando finalmente al Senato no, ma alla Camera, siamo riusciti a condurre insieme una battaglia sulla legge finanziaria, noi siamo andati avanti bene, con forza, con ottimismo in queste lotte comuni, in questi elementi di unità nell'azione. Ma come dire, parliamoci chiaro, non bastano questi. Non basta, è talmente profonda la crisi ed è così minaccioso il ricatto autoritario che non basta una risposta su singoli punti ed episodico. C'è bisogno di una sinistra che sia capace di organizzare un contrattacco sociale democratico. Di una sinistra che sia consapevole che siamo al dunque. Io sono impressionato dalle risposte date, ad esempio, all'accordo che abolisce la scala mobile, per una ragione fondamentale, che non si può ignorare, che al momento in cui si cancella un istituto salariale che è stato frutto di decenni di lotta, che garantisce dall'inflazione le retribuzioni dei lavoratori pari a 843.000 lire al mese, che per molti lavoratori sono gran parte del salario, quando si cancella una conquista di questo tipo, vuol dire che siamo una svolta. Non si può considerare questo fatto come un accordo sindacale andato male. O da discutere in termini interpretativi, perché avete capito, ma immaginate bene, ma il giorno in cui si fosse anche fatto pagare il punto di maggio, che probabilmente è giusto che sia pagato, ma poi fosse cancellata la scala mobile, ma la svolta ci sarebbe lo stesso, o no? E qui c'è un punto mica di poco da discutere, così come sulla finanziaria. Ma badate che non è solo il richiamo che noi facciamo, non è solo, come dire, ai singoli punti, ma guardate che qui stanno passando dei principi drammatici sulla sanità. Ma come passa il principio di una discriminazione, la più feroce, per cui quelli che hanno quattrini difendono la loro salute, quelli che non hanno quattrini non sono in condizioni di farlo. Ma ci rendiamo conto di quanto torniamo indietro da questo punto di vista? Ci sono delle medicine che costano, modernissime, che sostituiscono interventi operatori, che costano 80.000 lire la settimana.
E noi ci troviamo sicuramente di fronte a dei pensionati che non possono affrontarla quella cura se va avanti una linea come quella proposta. E lo stesso per le pensioni. Ma è mai possibile che un sistema previdenziale come quello italiano, per cui la maggioranza dei pensionati, dato il funzionamento del mercato del lavoro, sono pensionati al minimo, il problema delle pensioni sia visto unicamente in termini di aumento dell'età pensionabile e di peggioramento di tutti i trattamenti? Avreste dovuto assistere alla scena vergognosa l'altro giorno alla Camera, quando il ministro ex sindacalista Marini, ministro del lavoro, è andato sotto perché nemmeno i democristiani hanno avuto il coraggio di votare il taglio delle pensioni agli emigrati. E più avanti, ma quando si tagliano i servizi, perché si tagliano i finanziamenti alle amministrazioni locali che gestiscono i servizi? Ma guardate che si provoca un guasto profondo nella società. Mentre ci battiamo insieme per la liberazione della donna, per quella strada si torna indietro a prima delle battaglie per la parità, si impedisce una possibilità persino di lavoro. Si vuole creare una situazione appunto di discriminazione. E non solo. Ma poi si possono subire le ristrutturazioni economiche che sono in atto. I tagli di posti di lavoro, tra l'altro, badate, una parte di questi dovuti al fatto che queste grandi famiglie capitalistiche hanno sperperato i miliardi che a migliaia hanno avuto dallo sfruttamento degli anni Ottanta, hanno pure fatto degli errori, a pagarli sono gli operai, vedete il caso della Pirelli. Si può accettare che non ci sia un programma di lavoro, di occupazione, un programma industriale, un programma agricolo, che ci sia la smobilitazione delle partecipazioni statali? Ecco il punto che noi proponiamo alla sinistra, e non è un discorso che facciamo solo al Partito Democratico della sinistra, perché sulle questioni dello Stato sociale, dell'intervento pubblico nell'economia, ma c'è una tradizione in Italia che riguarda socialisti. Chi ha promosso la nazionalizzazione dell'energia elettrica se non i socialisti nel primo governo del centro-sinistra, che riguarda almeno una parte decisiva della Democrazia Cristiana? Ma se andiamo indietro su questi terreni, compagni e compagni, lo diciamo a tutti, ma badate che questi sono colpi alla democrazia più duri delle picconate di Cossiga. E allora noi diciamo bisogna rispondere. Ci vuole un contrattacco sociale democratico della sinistra e delle forze democratiche. Ci vuole non soltanto per interpretare bisogni sociali essenziali del popolo, ma perché è anche la via maestra per difendere e sostenere la democrazia nel Paese. Cerchiamo di capirci. O organizziamo questo contrattacco sociale democratico, oppure le idee che chiudono la protesta sociale in se stessa, che la regionalizzano, che la fanno diventare antirazzista, le idee tipiche della Lega, andranno avanti. E qui è un punto. E qui è un punto. E crediamo di rispondere a questo enorme interrogativo coi discorsi sui rapporti col Partito Socialista, con la Democrazia Cristiana, cosa faremo prima delle elezioni, cosa faremo dopo le elezioni, se faremo il governissimo, se non lo faremo. È questo il punto di un discorso moderno, attuale, in avanti della sinistra, o è questa necessità di un contrattacco che noi abbiamo posto al centro della nostra iniziativa per tutta Italia e poi anche guardando particolarmente al Mezzogiorno? Badate, anche con una riscossa culturale da questo punto di vista. Mi sono permesso di citare, è stato ripreso dal compagno
di Brescia, il caso di Brescia, dove nelle elezioni noi abbiamo voluto partecipare a manifestazioni di immigrati, e che questo ha dato a noi non meno ma più consensi elettorali. Ma oggi, cari compagne, cari compagni dei grandi centri del nord, questo problema si pone anche su scala nazionale. Alle leghe non si risponde piegandosi sul loro terreno. Noi siamo meridionalisti. È un nostro grande connotato distintivo. Non so se avete notato, compagni e compagni, in questo congresso hanno parlato moltissimi compagni delle città e delle regioni meridionali, e una parte non ha parlato semplicemente perché non c'è stato il tempo. È una cosa vitale per noi. E non parlo per i siciliani, per i calabresi, per i pugliesi, per i campani, parlo per i piemontesi, per i lombardi, per i liguri, per i veneti. Questa è la questione. Contrattacco sociale e democratico. E democratico. Dice che abbiamo fatto un attacco sconsiderato ai referendum. Ma come? I collegi uninominali sono una risorsa della democrazia? Bisognerebbe pubblicare le invettive dei socialisti e dei democratici contro quel sistema elettorale nel passato. Salvemini ci ha speso chissà quanti saggi e discorsi. Con quel metodo, allora, le sinistre non potevano affermarsi. Uno come Salvemini, per poter essere eletto, ci fu un appello, una proposta dei socialisti torinesi di eleggerlo a Torino perché non poteva essere eletto nella sua regione. Ma lo immaginate, si dice la corruzione, il voto di scambio, ma ve lo immaginate in un piccolo collegio quel deputato, quel senatore che fa riferimento a quei soli elettori, che razza di rapporti stabilirà con la gente? Ma non parlo solo del voto di scambio, parlo anche d'altro. Perché insomma, quando si farà quel collegio, quei due deputati regionali siciliani di Trapani, che non sono compromessi con la mafia, perché sono direttamente capi mafia e tutti lo sanno, immaginate cosa faranno! E si fa tanto parlare di articolazione della società. E già, ma però si vuole un sistema elettorale in cui l'articolazione di opinione politica, di orientamento della società, non deve trovare espressione. E badate, compagni e compagni, che è una vecchia storia. I padroni, i blocchi dominanti, sono capaci di unificarsi più della sinistra, perché c'è più difficoltà nella sinistra, più difficoltà politica, più difficoltà sociale, più difficoltà intellettuale. Quel modo di presentare la democrazia è un modo che discrimina in primo luogo la sinistra. E poi dice, e leggiamo direttamente i sindaci, ma siete certi che questa sia la strada in una grande città? Una sorta di bonapartismo a Roma, a Milano, a Torino, per cui le elezioni comunali diventano quel dato di riferimento. Cosa scatterebbe da questo punto di vista? E poi ancora, dice, eliminiamo l'intervento straordinario del Mezzogiorno perché fonte di corruzione, via, dice, tutto giusto, ma se invece di eliminarlo lo riformassimo l'intervento straordinario del Mezzogiorno? E come verrà visto questa eliminazione dell'intervento nel Mezzogiorno da tante parti? Non verrà mica visto sotto l'aspetto della giustizia, viene visto semplicemente sul fatto che è ora di finirla, di dare i soldi a quelle regioni d'Italia. Dice, eliminiamo il Ministero delle Partecipazioni Statali, intanto si privatizzano, non c'è una linea di riforma. Insomma, noi diciamo che questa linea referendaria è una linea di ritirata rispetto alle esigenze fondamentali della democrazia.
non una linea di sostegno e di difesa. E quindi attenzione, benissimo l'attacco a Cossiga, alle sue picconate, ma insieme a questo rivediamo l'atteggiamento sui referendum, sulla linea dei referendum, questo è il nostro appello. Assemblee elettive e governo deve essere anche nella società. Questo è il contrattacco. La nostra proposta in alternativa alla crisi sindacale è precisa. Si riformino i consigli unitari di azienda liberamente eletti da tutti i lavoratori sulla base di una presentazione dei candidati. Non è solo un fatto sindacale, è un dato di democrazia che noi proponiamo. Ma forse che problemi analoghi non esistono in altri termini in tutti i servizi? Ma chi difende gli utilizzatori della sanità pubblica? Chi difende la gente? In che modo possiamo pensare ad una gestione della sanità, dei servizi, della scuola, della previdenza, che non sia burocratizzata, centralizzata, ma che finalmente sia soggetta ad una fase di controllo sociale, di controllo popolare? Ecco i problemi che noi poniamo, di una difesa della democrazia e della Costituzione che si lega alla necessità di una difesa sociale e che apra la via anche in questo caso, ripeto, a un contrattacco della sinistra e delle forze democratiche. Si può pensare a determinare un nuovo schieramento sociale e democratico sulla base di questi contenuti? È un interrogativo a cui non è proprio facile rispondere. Però noi di Rifondazione Comunista questo problema lo poniamo con forza e vogliamo determinare tutto e vogliamo realizzare tutto il nostro impegno in questa direzione. Altro che scissionisti. Noi chiediamo a tutta la sinistra in Italia di diventare moderna in quanto è capace di questa critica della situazione sociale e dello stato delle istituzioni della democrazia esistente per costruirsi una piattaforma su cui avanzare. Questo siamo noi. Quelli dunque che appena nati da pochi mesi, nati sull'onda di una grande spinta ideale, contentano di concretizzare questa spinta ideale su un orientamento, su una battaglia politica, su un intervento politico, richiamando le altre forze della sinistra a una riflessione. Non siamo solo polemici, poniamo domande, chiediamo di adeguarsi alle realtà delle situazioni e non si tratta mica soltanto dell'Italia, si tratta anche del mondo, di stare nella situazione nuova che si è delineata con la fine della guerra fredda, di affrontare da questo punto di vista i problemi che pure si pongono a tutti, perché come non vedere che la fine della guerra fredda ha determinato un dominio sul mondo delle grandi potenze capitalistiche? Come non vedere che sotto questo dominio le contraddizioni si stanno dilatando e disaltando dentro l'area dei paesi capitalistici e anche su scala più generale? Si può fare nella sinistra, fra le forze democratiche, un nuovo discorso di autonomia critica rispetto a questa realtà del mondo? Ma è possibile che l'unica internazionale sia quella efficacemente sostenuta da Papa Wojtyla? E che non ci sia la ripresa di un efficace discorso critico delle forze socialiste democratiche, che non si impegni noi una riflessione su questi punti che ci permetta di rilanciare un nuovo internazionalismo? Ecco il punto. Non solo la nostra ostilità alla NATO, il nostro appello a Cuba,
il nostro appello a sostenere la causa del popolo palestinese, ma dentro queste nostre iniziative concrete c'è l'assillo di proporre a noi stessi, alla sinistra, in Italia e fuori, la necessità di un adeguamento della nostra analisi, della nostra piattaforma a queste novità del mondo. Siamo capaci, compagni e compagni, saremo capaci di affrontare tutti questi grandi problemi. Dobbiamo esserlo. Ma per esserlo dobbiamo anche una riflessione critica su noi stessi. Una riflessione che ci porti a approfondire il tema di che cosa dobbiamo essere come partito, come dobbiamo affrontare le contraddizioni della società. Anzitutto la natura del partito. Qualche compagno ha qui criticato il fatto che noi abbiamo sottolineato, come dire, un elemento di critica alle istituzioni e allo Stato in particolare. Però, compagni, qui c'è un nostro grande problema, non è solo il problema del socialismo reale. Questo nostro partito, come lo pensiamo? Lo pensiamo essenzialmente insediato nelle istituzioni, dove dobbiamo arrivarci, andarci con forza, figuratevi. Ci prepariamo a partecipare alle elezioni politiche prossime con tutta la nostra energia. Ma per esserci nelle istituzioni, cosa deve essere il nostro partito, prima di tutto, se non un insediamento sociale, una presenza nella società? Come possiamo pensare ad una alternativa al sistema di governo se non questa alternativa non sorge dalla base della società, da una spinta che nella società noi siamo in grado di organizzare, di dirigere, di orientare, senza una tensione che si muove in questa direzione? Come pensare a una democrazia del nostro partito anche interna, se non questa democrazia non è l'elemento che ci consente una presenza articolata, profonda, originale, primigenia, vorrei dire, nella società come l'elemento decisivo della nostra vita? E anche quando tracciamo una prospettiva di socialismo, questa grande discussione che vogliamo lanciare sul perché comunismo, ma questo socialismo che vogliamo costruire, questo superamento del capitalismo, di cosa deve vivere se non di una società che si organizza per intervenire, per controllare, per dirigere dal basso nelle aziende, nelle imprese, nei servizi, sulle istituzioni? E allora ecco che la natura, questa natura del partito di cui abbiamo discusso, è un elemento decisivo. E poi prendiamo la questione delle donne. C'è una discussione fra di noi. A me dispiace che forse la decisione che abbiamo preso ieri sera, come dire, stanno al di sotto di questa discussione. Voglio dire che c'è una discussione di cui io mi sento parte, perché la parte della relazione che ho dedicato a questo tema non è come quella di alcune compagne, analoga a quell'intervento di alcune compagne che hanno posto con la forza di certi orientamenti femministi, come dire, la priorità, la forza dirompente della differenza di genere visto sotto il piano fisiologico. Io mi sono permesso di sottolineare che la sessualità è un processo, che la differenza di genere è un dato fisiologico, ma è anche un dato sociale, che non vedo la possibilità di dare una priorità ai due fattori. Ma insomma, una cosa è discutere su posizioni anche diverse, ma comprendendo insieme che lo sviluppo di un autonomo movimento delle donne è un elemento decisivo per noi comunisti e bisogna dare spazio, forza a questo, anche in una discussione, naturalmente, anche in una discussione, ripeto. E dico questo poi pensando che c'è un problema generale non risolto del nostro rapporto con i movimenti, perché noi siamo di fronte a un rischio di frantumazione della sinistra. Se andiamo a guardare il panorama della sinistra americana, è gravissimo questo fenomeno. Le femministe da un lato e poi tutti i movimenti sulle differenze sessuali d'altro tipo dall'altro, e poi
i movimenti ecologici che non sono nemmeno partiti ma che sono isolati, e poi i movimenti di difesa delle etnie colpiti che sono tutti isolati l'uno contro e anche l'uno contrapposto all'altro. E quindi, guardando questa situazione che poi riguarda anche noi, c'è proprio di nuovo il bisogno di un'analisi, di un discorso comunista che tenti di stabilire i collegamenti, i rapporti che esistono fra queste diverse contraddizioni della società capitalistica evoluta. Ma questi collegamenti, compagni, in un discorso comunista unitario si fanno non cercando di mettere in prigione, che poi nessuno ci riuscirebbe, quei movimenti, ma entrando e collaborando e stimolando movimenti autonomi, lo sviluppo di iniziative che vanno in questa direzione. Ecco un altro punto che è determinante per noi, così come è determinante anche il modo come noi cerchiamo di proporci la grande questione degli intellettuali, anzi la grande questione della cultura, di porcela come una questione di fondo, l'omologazione su questo piano. Un'omologazione che attraversa la società, che arriva fino alle aziende, è un dato drammatico con cui bisogna fare i conti, le limitazioni alle libertà personali che nascono da queste omologazioni devono diventare un dato decisivo. Parliamo di intellettuali che stanno nella produzione. Non so se avete notato, la compagna che ha parlato prima di me da questa tribuna dell'Alfa di Arese l'ha accennato, che nelle spiegazioni che hanno dato alcuni tecnici dirigenti della Fiat, in cui dicevano, denunciavano il fatto di avere dovuto opprimere, perseguitare degli operai, badate che c'era un dato, che questi facevano questo sfogo per dire a se stessi che in questo modo avevano represso la loro libertà, la loro autonomia nel momento stesso in cui diventavano gli strumenti di una persecuzione. Ma forse non è questo, anche questo, un elemento, un grandissimo tema che noi dobbiamo riuscire ad affrontare. Ho fatto questo cenno, compagni e compagni, per dire quanto respiro ci vuole, quanta tolleranza fra di noi, quanta discussione, quanta capacità di penetrare i problemi per fare il partito. Fare il partito. Un partito aperto nella società, un partito che nasce da una scelta unitaria. Ma vedete, compagni, l'unità non è solo un sentimento, perché se fosse un sentimento soltanto ci sarebbe un meraviglioso abbraccio che ci stringerebbe tutti da adesso fino alla fine della nostra battaglia. L'unità è anche sempre una scelta politica. E per noi è una scelta politica, a me pare, abbastanza precisa. L'unità è non proporre nel partito le aggregazioni precedenti da cui noi tutti proveniamo. L'unità è non pensare che la nostra dialettica sia confronto di tesi compiute, perché se confrontiamo delle tesi compiute non c'è unità, c'è divisione o scelte di maggioranza. L'unità nasce da una dialettica vera, da un confronto di posizioni culturali e politiche diverse che si confrontano. E io mi auguro che su questa strada noi si possa andare avanti. Ci siamo presi tutti un'immensa responsabilità. Mi auguro che questa sia la guida del modo come riusciremo, adesso che il partito l'abbiamo fondato, ad andare avanti. Questa decisione l'abbiamo presa insieme, compagni.
Io mi sento quasi schiacciato, come tutti voi, dalla responsabilità di interpretare qui decine e decine di migliaia di compagne e di compagni che qui ci guardano. Abbiamo deciso di prendere una bandiera, portiamola avanti con onore. Compagni e compagni, finisce qui
la seduta pubblica. Ringraziamo gli invitati, i compagni ospiti. Sospendiamo la seduta per 10 minuti. Tra 10 minuti riprende la seduta per i soli delegati per completare alcuni adempimenti prima di partire.